Oh, eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Oh, che bello, che emozione, posso dirlo? Emozione pazzesca, perché come avevo detto già ai giudici durante le prove, io in questo palco posso dire di essere cresciuto. Perché quando ero piccolo io qua venivo a fare le dimostrazioni di Kung Fu, poi la seconda volta sono venuto a vedere il musical di Pinocchio ed è stata una roba fantastica. E qui, come avevo già detto alle prove, esattamente 13 anni fa si è esibito il mio maestro, Angelo Pintus, e essere qua questa sera è un'emozione pazzesca. Infatti voglio salutare anche chi ci guarda da casa, e soprattutto mio papà che è a casa, questa sera non è riuscito a venire e lo saluto. Eccoci qua. Anche meno, vedo dei cartelli, però non ci vedo niente. Comunque, allora, questa sera io ho portato un piccolo monologo scritto da me, e devo dire la verità, allora oggi purtroppo viviamo in una società, in un mondo, chiamatelo come volete, dove sono cambiate troppe cose. Io non so se sia un bene che certe cose siano cambiate, e l'unica cosa che so è che sono cambiate troppo velocemente, no? E anche tutti noi oggi siamo sempre di fretta e troppo nervosi, no? Ecco, ci sono dei giorni che a me verrebbe voglia di rispondere e dire alle persone veramente quello che penso. Perché ci sono delle situazioni che proprio mi mandano fuori di testa. Vi faccio un esempio. Tipo quando vai dal dentista, tu arrivi, entri, salve, buongiorno, buongiorno. Fornoni? Sì. Lei è qui per la pulizia dei denti? No. Sono qua per un controllo all'udito. Sa, siccome a volte mi dicono che non capisco un accidente, ho detto magari, sai, la roba è collegata. Che domande fai? Sì, sono qua per la pulizia dei denti. E lei, prego, mi segua da questa parte. Tu arrivi, entri, ti sdrai, arriva il dentista, e per i primi 20 minuti nessuno parla. Allora il dentista cosa fa? Inizia a farti delle domande, ma tu giustamente non gli puoi rispondere. Perché? Perché stai con la bocca aperta, quattro ferri tra i denti, e lui comincia. Allora caro, che cosa fai nella vita? Lavori, studi? E io giustamente come un pirla gli rispondo, ci provo. Lui no, non parlare, apri grande cosa? Ma anche tu con tutto il tempo che hai avuto, ma me lo devi chiedere, maledetto che non sei altro. Poi vabbè, lui va avanti, fa tutto, e una volta finito il dentista cosa fa? Esaspera questa cosa del doversi lavare i denti. Quindi mi guarda e mi fa, allora mi raccomando, fornoni, lavarsi sempre i denti, la mattina, il pomeriggio, la sera, la mattina, il pomeriggio, e se anche solo pensi di mangiare, lavati i denti, e la mattina prima di fare colazione. Io lo guardo e faccio, non ho capito, non... E lui, sì, la mattina prima di fare colazione. Ma che senso ha? Ma perché devo fare una roba del genere? Cioè, a parte che per me, lavarsi i denti prima di fare colazione è come farsi un bidet prima di andare a fare la cacca. Cioè, non ha senso. Ma per quale motivo devo fare una roba del genere? E io questo non lo capisco. Vabbè. E ci sarebbero tanti altri medici, chiamiamoli, che mi mandano fuori di testa. E ce n'è uno in particolare. Ed è il medico di base, tra l'altro. Avete mai fatto caso come scrive un medico? Di merda, cioè proprio non capisci niente cosa scrive, cioè quindi tu sei lì e lui, allora fornoni mi raccomando mi prende queste compresse di merda folle due volte al dì. Tu lo prendi e dici, proviamo a leggerlo, sai, anni e anni di studi, una stilografica da 50 euro, scriverà bene, lo prendi, cioè non capisci niente, quindi quel momento ti avrebbe voglia di picchiarlo, ma tu sai che l'unico posto dove possono capire quella scrittura è la farmacia. Quindi tu entri, arrivi e dici, sfido chiunque a leggere sta cosa, ma glielo dai al primo che passa, cioè lui lo prende. E sì, perfetto, allora mi dai delle compresse di merda folle per il signor Fornoni. Ora, tu mi devi dire a me come hai fatto a leggere sta roba, come hai fatto? Che io non ho capito neanche quando lo diceva a voce cosa dovevo prendere, maledetto che non sei altro, io queste cose veramente... mi mandano fuori di testa e ce ne sono tante altre. A me basta svegliarmi la mattina per essere già incazzato, chi mi conosce lo sa. Un'altra cosa che mi manda fuori di testa sono quei bambini, belli, nani, che al ristorante urlano, corrono, fanno casino, piangono. Oh, e il genitore se ne frega, cioè non gli dice niente. Ma perché? Cioè anch'io sono stato bambino, ed era ben diverso, ok? Perché se io mi ricordo che se mi permettevo di comportarmi male quando andavo in giro con i miei, da mia madre partivano due schiaffi alla volta finché non diventavano... mi state ascoltando? Bene. Perfetto, no, perché tu sai, magari parlo da solo, ho detto sai...
E invece mio padre mi tirava uno schiaffo talmente forte con una mano che invece che 5 me ne lasciava 10 di dita. E se piangevo, ve lo giuro, mi guardava e mi diceva: e se piangi te ne do altre. Cioè, pensa come siamo cresciuti noi. Invece i bambini di oggi gli dai il telefono, il tablet e il nano non parla più. Ma perché? Cos'è cambiato in questi anni? Ora, da qualche mese io frequento un corso di teatro a Milano e le prime volte che scendevo mi capitava, sai, ti fermi in autogrill, fai la sosta, vai in bagno, prendi un caffè e in autogrill ho notato che devono per forza venderti quella roba in più che tu dici, ma perché, cosa mi serve, che senso ha? Quindi io entravo, mi ricordo, salve, buongiorno, salve. Salve, mi fa un caffè e... sì, anche una brioche. E lei, sì, con un euro in più le do anche una spremuta. No, voglio un caffè e una brioche, semplice, no? E lei insiste, va avanti, no? Comincia, ma guardi, costa solo un euro in più, le fa bene. No! Voglio un caffè e una brioche. Cioè, non è che devo fare la spesa quando vengo qua. E lei, ok, perfetto, perfetto. Le interessa una borsa termica? Per fare cosa? Per tenere roba al caldo? No, a parte che no, è mondiale. Cioè, io voglio un caffè e una brioche. Veramente queste cose mi mandano fuori di testa. Poi che bello è. Arrivo a Milano e ogni volta che scendo, mamma mia, è caos. Cioè, io impazzisco. E lì ci sono tante cose che mi mandano fuori di testa. Ma una in particolare. E sono quelle persone che quando guidano non sanno riconoscere la differenza tra lo svoltare a destra e lo svoltare a sinistra. Cioè, non è difficile, eh? Cioè, c'è gente che mette la freccia a destra e va a sinistra. Ma cazzo, o come quelli che mettono la freccia ai tornanti. Minchia. Mi avvisi che non ti vuoi buttare di sotto? Cioè, cosa vuol dire? Ma che senso? Cioè, io non lo so. E infatti io qua... Scusate, un secondo. Allora, io questa sera qua... Razza di pupo. Vabbè, insomma. Questa sera qua ho un'amica che anche lei quando guida... a volte proprio si perde. Ma tu dici, ma neanche le basi ha. Vi faccio un esempio. Tra l'altro, quel bar dove siamo andati a far colazione quella mattina, qualche giorno fa ha preso fuoco. Non chiedetemi come, perché, però, ma purtroppo, vandali così. Io ero lì con dei miei amici, lei arriva, accosta, tira giù il finestrino, mi guarda persa, come, sai come quando il cane ancora deve fare la cacca? Oh! Mi guarda persa e gli faccio, se giri a destra, là, trovi posto. E lei... ok, si rimette in strada, mette la freccia a destra, fa passare la macchina e gira a sinistra. Ma cazzo, ma a parte che è entrata in una via in contromano e già lì, non, cioè no, ma poi scende, la guardo e gli faccio, scusami ma ti ho detto di andare a destra, perché sei andata a sinistra? E lei mi guarda e mi fa, e vabbè ma cosa cambia? E cambia cazzo, che la destra è di qua. E la sinistra è di là, cribio! Allora, un po' di concentrazione quando guidiamo, ok? E lei, ma tu me lo dici all'ultimo e io vado in panico! Ma come in panico? Cioè, la destra, la sinistra, cioè come dire che tu una mattina vai in banca a fare delle robe, a una certa entra uno e dice, tutti a terra, e questa è una rapina! E tu giustamente, presa dal panico, reagisci così? Cioè, non ha senso! Ma per quale motivo? Boh, io... veramente non la capisco. Però è qua questa sera, io con lei scherzo tanto, lei lo sa e gli voglio un gran bene. Ecco, queste sono alcune delle cose che mi mandano fuori di testa. Ma come ho detto all'inizio, oggi purtroppo viviamo davvero in una società dove sono cambiate troppe cose. E siamo sempre tutti di fretta e troppo nervosi. E ve lo dice uno che 5 giorni su 7 è nervoso, fidatevi, non sto bene mentalmente, mia mamma, mio papà lo sanno, chi mi sta attorno lo sa. Non è facile vivere con me, ok? Ma come mi hanno sempre detto in tanti, più e più volte, nella vita ogni tanto bisogna trovare un posto, qualcosa che ci faccia stare bene. E io l'ho trovato, ed è questo, il palco, il teatro, è casa mia, posso definirlo salotto di casa mia. E a 18 anni ho iniziato a fare villaggi, e lì sono cresciuto tanto. Quindi se posso darvi un consiglio, ragazzi, viaggiate, perché la vita è una ed è breve, e se volete crescere viaggiate, provate almeno. Perché sappiate che viaggiando si conoscono nuove persone, nuovi modi di pensare, si visitano nuovi posti, si assaggiano nuovi piatti, insomma viaggiando si cresce e si impara tanto. E io che ho fatto uno dei lavori più belli al mondo, ho capito che la vita è fatta di amore e di delusioni, di incontri che ti possono servire e altri che ostacoleranno il tuo percorso. Ma tu non ti fermare, ok? Vai sempre avanti. La vita, come ho detto prima, è fatta anche di consigli ed è giusto, ascoltare i consigli di tutti. Soprattutto quelli dei tuoi genitori.
Ma ricordatevi che la decisione finale spetta solo ed esclusivamente a voi, perché siete voi gli artefici del vostro futuro, ok? La vita è fatta di incontri e io devo dire la verità, ho incontrato tante persone facendo l'animatore. E alcune di quelle persone avrei voluto che fossero qui, questa sera. Ma crescendo poi ho capito che purtroppo certe persone che abbiamo incontrato nella nostra vita non le rivedremo mai più, anche se ci eravamo promessi che ci saremmo rivisti. Ma per forza di cose la vita è strana e a volte ti rema contro. E quelle persone che tanto vorresti vedere, io sono sicuro che un giorno, quando meno te l'aspetti, te le trovi in giro per la tua città. Ecco, questa per me è la vita. La vita è un viaggio. La vita è un fantastico via vai fatto di persone come noi. Grazie. Grazie. Devi